Al Sant'Antonio di Terni, per la sesta giornata del campionato di calcio A11 WISP provinciale di Terni, sotto la direzione del signor Cosimo Ronzo, scendono in campo Lupetto Miranda e Polisportiva Papigno. Il Papigno prova subito a colpire a freddo con Di Lecce da calcio piazzato, ma il suo tiro finisce diretto fra le braccia di Perona. Mastini, all'ottavo, è bravo a partire sul filo del fuorigioco, ma Castagnetti mantiene il sangue freddo deviando in angolo. Barcaroli al tredicesimo mette in mezzo dove trova Valeriani che fa la sponda per Galeazzi che manda alto sopra la traversa. Il Miranda tra il 28esimo e il 30esimo sfiora prima il gol con Mastini lanciato in aria da Pacifici e poi con Ciansanti che entrato in aria trova prima Castagnetti ben appostato e sulla ribattuta Censi a salvare sulla linea deviando in angolo. Il Papigno con Carotti prima al 34esimo passa in vantaggio, il quale dal limite dell'area si gira al volo insaccando alle spalle di Perona e poi al 40esimo trova il raddoppio ben servito da Di Giovanni. La ripresa si apre subito in salita per il Papigno che al 7° resta in 10 e con il Miranda che cerca subito di approfittarne facendo salire il ritmo del gioco con Gasbarri che la mette in mezzo per Mastini che la manda sul fondo. Il Papigno, riorganizzandosi anche grazie al valzer dei gambi, si rende prima pericoloso al 38esimo con Contessa che entrato in aria la mette in mezzo con Perona bravo a distendersi e poi al 42esimo trova il gol del 3-0 finale con Scacchi che lanciato in aria riesce a mettere la palla alle spalle di Perona. Ma è una partita che non ci ha avuto storia, diciamo che loro sono stati molto più bravi di noi, quindi questa sera facciamo i complimenti a Papigno che hanno fatto una buona gara e hanno vinto meritatamente, non c'è niente da dire. Diciamo che si poteva fare qualcosina meglio, ma siamo andati un po' in confusione, quindi facciamo i complimenti al Papigno e finita così, insomma, io sono contento per come è andata l'esito della gara. Beh, ecco, nonostante il risultato, penso che sia stata una partita molto combattuta, soprattutto vista la nostra espulsione. Abbiamo lottato su ogni pallone, quindi bravi ragazzi che si sono impegnati, hanno fatto quello che gli ho chiesto, quindi sono molto soddisfatto del risultato.